Ciao a tutti ragazzi e bentrovati da Francesco Siciliani per iPhoneItalia.com. In questa nuova recensione andiamo a recensire un'interfaccia audio e MIDI, microfonica e per gli ingressi di linea come una chitarra e un basso, per iPhone, iPad e Mac e anche PC, quindi un'interfaccia universale. Parliamo quindi dell'iRig Pro. Ovviamente in questo video andiamo a vedere giusto qualcuno degli aspetti dell'iRig, tutto il resto lo porteremo nell'articolo, in quanto comunque i tempi non ci consentirebbero di andare a trattare tutte le caratteristiche, tutti gli aspetti pro e i contro di questo dispositivo. Come funziona questa interfaccia? Abbiamo un ingresso MIDI per collegare tutti gli strumenti MIDI e un ingresso combo microfonico e line-in per gli strumenti, con il quale potremo collegare un microfono in modo bilanciato e un basso o una chitarra, ad esempio. Come funziona? Abbiamo una rotella per il gain e un LED in alto che ci mostra il livello della sorgente in ingresso e ovviamente potremo collegarlo con dei cavetti forniti in dotazione nella scatola, come stiamo vedendo. Ai nostri dispositivi sono forniti cavetti USB per un computer o per un Mac, un cavetto Lightning per i dispositivi iOS più recenti e un cavetto 30 pin per tutti i dispositivi precedenti, quindi iPhone 4S, iPad 3 e precedenti. Puntualizziamo una piccola cosa, prima di andare nel set e provare tutto quello che abbiamo da farvi vedere, tutta questa parte vocale che state ascoltando è stata registrata da un microfono semplicissimo collegato all'iRig Pro, quindi vi sto facendo vedere comunque che il segnale entra in modo pulito perché viene attuata una conversione da analogico a digitale. Ora ci sposteremo nel nostro set per vedere come utilizzare il sistema, quindi utilizzerò un altro microfono che prenderà la mia voce e ovviamente anche il suono degli strumenti più da lontano, quindi sentirete una piccola differenza audio. Bene ragazzi, allora dopo le presentazioni abbiamo allestito un piccolo set per mostrarvi l'iRig in funzione in tutte le sue capacità, quindi iniziamo subito. Allora, io ho il mio iRig qui, lo potete vedere. Prendo il cavetto per il collegamento, ora lo proveremo con l'iPhone, inizieremo subito, quindi collego il mio dispositivo all'iPhone. Allora, ho qui il mio amplificatore acceso, ovviamente all'iPhone dovremo collegare comunque un cavo audio, ho collegato il cavo audio e qui ho la mia chitarra. Quindi collego anche la chitarra nell'ingresso dell'iRig. In questo modo ho regolato già il gain a un volume abbastanza buono. Andiamo ad aprire GarageBand e prendiamo uno degli strumenti, in questo caso Guitar Amp, perché ci servirà amplificare la chitarra. Allora, adesso ho messo il primo degli effetti che è capitato, quindi giusto per farvi vedere come funziona. Ho la mia chitarra. Da qui vado a controllare che sia attivo il monitor. Disattivo il noise gate perché non ci servirà molto la connessione già digitale e proviamo a suonare. Come vedete funziona abbastanza bene e non ha ritardi o problemi per quanto riguarda la latenza, quindi proviamo anche qualcosa di diverso. Vediamo che funziona tutto correttamente. Qui potremo regolare ovviamente tutti i parametri che ci serviranno. Abbiamo anche un accordatore e una pedaliera, ma in questo caso stiamo usando GarageBand perché è il più immediato da mostrarvi. Ci sono tantissime applicazioni che possono funzionare con l'iRig, tra le quali anche le applicazioni ufficiali di IK Multimedia, quindi come AmpliTube, tutte le varie versioni, iRig Recorder e anche la versione studio appunto di AmpliTube. Cambiamo il suono, lo facciamo vedere con un suono un po' più crunch, vediamo cosa cambia. Thank you.
con il MIDI. Il MIDI si trova su questo lato del connettore, io l'ho già collegato alla mia tastiera. Apriamo quindi GarageBand, cambiamo il nostro strumento, andiamo su una tastiera e adesso avremo la nostra tastiera, quindi se suono suonerà. Alzo un po' il volume. Perfetto. Allora, e questa è la nostra tastiera, quindi la stessa cosa che se suonassimo da qui, lo potremo fare direttamente con un MIDI collegato al nostro iRig. Andiamo a cambiare patch per vedere come si comporta con altri tipi di suoni, in questo caso è un organo. Ma possiamo usare tutti gli strumenti che si trovano in determinati tipi di software, quindi non ci possiamo preoccupare del software perché qualsiasi software andremo a utilizzare sarà comunque compatibile con l'interfaccia, perché se è compatibile con i protocolli audio di iOS sarà già tutto regolato. Bene, abbiamo collegato il nostro iPad e facciamo una registrazione vera e propria di quello che andiamo a suonare, così vi faccio sentire il suono com'è pulito. Ovviamente sul MIDI non avremo problemi. Ho lasciato sempre il collegamento all'interfaccia lato MIDI, ora collego anche il Mac all'interfaccia e notiamo che una porta MIDI è disponibile. Quindi se noi andiamo a suonare avremo segnale. Ovviamente anche se colleghiamo la nostra chitarra all'iRig avremo comunque segnale nell'altra porta, ovvero in quella che non è MIDI, quindi in quella audio. Se noi selezioniamo audio, abbiamo già selezionato il dispositivo iRig Pro, avremo a disposizione la nostra chitarra. La cosa molto interessante è che qui scopriamo che l'iRig funziona anche in contemporanea con la chitarra o comunque con l'interfaccia audio collegata, quindi i canali MIDI e audio possono essere separati se il software lo consente. Su iPad e su iPhone al momento non ho trovato nessun software tra quelli che avevo disponibile per farvi vedere questa funzione, ma sicuramente cercando sullo store qualcosina ci sarà. Vi faccio vedere su Mac che se io suono la mia tastiera e la mia chitarra potremo avere entrambe le tracce. Ok, allora come potete vedere possiamo registrare entrambe le cose. Bene ragazzi, quindi come avete potuto vedere l'interfaccia è molto versatile, molto utile soprattutto per chi suona e vuole un qualcosa di molto semplice e veloce da poter collegare, quindi per suonare anche in mobilità senza alcun problema. Un'ultima cosa che mi sono dimenticato di dirvi, comunque tutti i dettagli li trovate nel nostro articolo: possiamo andare a inserire una batteria da 9 volt dietro. Molto interessante perché questa batteria potrà amplificare i microfoni professionali che hanno la Phantom Power, quindi solitamente i microfoni a condensatore che troviamo in studio potranno comunque essere amplificati e alimentati da quest'interfaccia tramite questa batteria. Bene, per questo video è tutto da Francesco Siciliani per iPhoneItalia.com. Noi ci rivediamo ai prossimi video. A presto! Ehi, clicca su di me se vuoi scoprire le migliori applicazioni per iPhone settimana dopo settimana. Oppure clicca su di me se vuoi scoprire le ultime notizie sul mondo Apple e iPhone dell'ultima settimana. Oppure clicca su di me per farmi una domanda sull'iPhone, ma anche su qualsiasi altra cosa. Oppure clicca su di me per scoprire tutti i segreti del mondo iPhone e i consigli per utilizzarlo al meglio. E non dimenticare di iscriverti al canale se non l'hai già fatto.